Sono 2 anni che siamo entrati a far parte della comunità di Villa Ceccolini, siamo state accolte subito molto bene, questo ci ha fatto molto piacere e ecco, soprattutto adesso in questo periodo in cui c'è questa emergenza sanitaria siamo presenti, siamo vicini alla popolazione in modo da fare sì che questo presidio sanitario, sociosanitario sia sempre presente. Cosa consiste questa stazione di servizio per biciclette? Allora, consiste, ecco, in una colonnina di manutenzione per la bicicletta, c'è questo gancio dove è possibile appendere la bicicletta e poi ci sono degli attrezzi, quindi dei cacciaviti, delle chiavi, delle brugole che servono per fare le prime riparazioni, diciamo le riparazioni più importanti che può capitare di fare magari quando capita un piccolo incidente in strada. E poi c'è anche la pompa di gonfiaggio della bicicletta, quindi questa può essere utilizzata sia dal cittadino che magari tranquillamente va in bicicletta per il paese e gli capita un inconveniente, oppure anche dai ciclisti che frequentano molto questa zona, in quanto ecco, abbiamo queste colline qui intorno che sono molto belle. Volevo ringraziare la farmacia per lo splendido dono che ha fatto alla città. Questi sono piccoli segnali ma molto importanti. Nella città della bicicletta, una città che ha 90 km di ciclabile e che ha l'ambizione da qui a breve di arrivare a 100. E il collegamento con Villa Fastigi, Villa Ceccolini e poi magari arrivare anche a Borgo Santa Maria è uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale. Abbiamo portato in consiglio già lunedì scorso il tratto di collegamento tra l'Iper Rossini e il Lago Pensierini, che diciamo che è lungo il fiume, lungo l'argine del fiume nella zona di Villa Fastigi. E vorremmo proseguire su quel percorso lì e nel frattempo si stanno valutando anche progettazioni alternative rispetto al collegamento ciclabile città-periferia. E non è semplicissimo perché la strada di collegamento, insomma, quella del carcere per capirci, è una strada abbastanza stretta, quindi dovremmo pensare a soluzioni alternative anche a ridosso della Monte Labatese. Stiamo facendo uno studio in questo senso qua. Innanzitutto faccio i complimenti ai titolari della farmacia di aver deciso di regalare, quindi mettere a disposizione di tutta la comunità questa piccola stazione che consente di fare la manutenzione della propria bicicletta. Noi a livello regionale ma anche a livello comunale devo dire che stiamo facendo progetti per consentire di allargare quello che è il progetto Bicipoletana. Io mi auguro che questo possa anche essere un esempio ripreso un po' anche da altre attività, perché l'obiettivo sarebbe bello riuscire ad avere una serie di bicistazioni come queste diffuse in tutto il territorio comunale ma devo dire anche in tutto il territorio regionale. Quindi mi auguro che questo sia l'inizio di un percorso che questi privati oggi donano alla città, ma che possono essere presi d'esempio anche da altri.